Andreu e con Alessandra. Ciao. Siamo al Parco Marinai di Milano, in zona Corso 22 Marzo. Siamo qui sulla pagina Cosmo Fruttariano e Carpotecnia e Alimentazione Naturale. Ovviamente la pagina nostra è per la democrazia diretta e quindi ergo è marcatamente catalanista. E Andreu, sei qua, e catalano, parli italiano perché hai un genitore italiano, ma sei catalano, vivi in Catalogna e ogni tanto vieni anche in Italia. Assolutamente. E, ci racconterai tutta la tua esperienza che hai avuto anche il primo di ottobre, la Alessandra Gianotti farà qualche domanda ulteriore. E la nostra portavoce grillina. E vuoi cominciare a fare qualche domanda? Sì, beh, volevo intanto dire come sono entrata in contatto con Andreo. È stata voce più alta, eh? È stata una circostanza un po' particolare, nel senso che noi siamo tutti e due frequentatori di una chat in cui si parla di criptovalute, quindi questo è un argomento anche molto interessante. Tipo il Bitcoin. Esatto, il Bitcoin diciamo che è il papà delle criptovalute, la prima criptovaluta che è stata lanciata, e poi da quelle adesso ne esistono innumerevoli, ce ne sono tipo 900, diciamo che le più famose sono tipo anche 5, di più, anche di più, man mano che parliamo aumentano. E quindi è un argomento sulle valute del futuro, e anzi lo propongo per da approfondire magari per future interviste sia con Andreo che magari altre persone. E quando ci sono stati gli avvenimenti in Catalogna avevo visto, ho notato che c'era questa persona al posto, e gli ho chiesto di raccontarmi un po', di approfondire l'argomento per sapere un po' di verità, perché noi da qui avevamo delle interpretazioni magari di parte, e lui gentilmente è stato entusiasta di farlo, e dopo è venuto anche qui a Milano, e quindi abbiamo colto l'occasione per farvi dire in prima persona da lui un pochino tutto, sia il percorso storico per cui si è arrivati a questo momento e quella che è la realtà attuale e gli possibili scenari che si vanno ad aprire. Andrea, un nome catalano. Esattamente, come ha detto Max, sono metà e metà, mia madre è della provincia di Barcellona, mio padre è del nord Milano. Mi divido tra Milano e Barcellona, e appunto l'1 ottobre mi trovavo a Barcellona in quanto iscritto della ANSE, dell'Assemblea Nazionale Catalana, una delle due associazioni indipendentiste di cui hanno messo in carcere i due Jordi, no? Poche settimane fa, e che purtroppo penso non vedremo per parecchi anni, tra l'altro per delle accuse abbastanza ridicole. Detto questo, ho accettato di fare questa intervista perché da italo-catalano ho una visione molto vicina della questione e su come questa viene vista all'estero, in particolare in Italia. Ho accettato in particolare perché spesso e volentieri veniamo dipinti come dei leghisti, come dei secessionisti, fini a se stessi. Noi non abbiamo niente contro la Spagna, chiediamo semplicemente il diritto a poter decidere sul nostro destino in quanto... La democrazia diretta. Esatto, in quanto portatori comunque di una coscienza nostra, una coscienza nazionale, una coscienza nazionale catalana, che quindi non dipende da rivendicazioni economiche, in quanto se uscissimo dalla Spagna usciremmo anche dall'UE e quindi perderemmo soldi, ma si tratta semplicemente di una rivendicazione culturale, una rivendicazione nazionale, che non ha tra l'altro nulla di nazionalista. Ok, Ale, hai un'altra domanda? Sì, c'è qualche moscerino intorno, sì. Per cui scusate. Vabbè, è un parco. Abbiamo dai. Voluto fare questa intervista bucolica. Sì, in un luogo all'aperto, in un parco che è anche una delle emergenze che sentiamo vicino nell'ambito del Movimento 5 Stelle. Già che ci sono, lo facciamo anche perché il verde viene sempre sacrificato, specie nelle città. Abbiamo visto stuprati gli alberi là adesso. Esatto, siamo venuti ieri a fare il sopralluogo, c'era un bellissimo albero che adesso è stato abbattuto. Comunque no, volevo capire un attimo proprio qual era la storia della Catalogna, perché va definito come comunque un popolo con una sua precisa identità rispetto a quello che è il resto della Spagna. E poi dopo vediamo quali sono stati i punti principali, i salienti storici che hanno portato a questo momento e cosa volete effettivamente ora. Ok, partirei con una frase un po' ad effetto, sì. Per spiegare un po' meglio
che cosa sta accadendo non solo in Catalunya, perché si parla solo della Catalunya, ma l'intera Spagna è un po' una pentola a pressione. Anche i baschi, no? Un pochino. Anche i baschi e non solo, anche i canari adesso rivendicano delle cose. Ah sì? Interessante. Ecco, mi raccomando, sì, d'inverno andate sempre alle Canarie. Esatto, e quindi c'è un po' di maretta, per usare un eufemismo. Ecco, comincerei col dire che la Spagna fondamentalmente non esiste, mi spiego meglio, è un'invenzione prima borbonica e poi franchista, è un paese tenuto insieme dal sangue. Posso però chiederti una precisazione, perché in Italia tutti conoscono il fascismo, ma pochi conoscono veramente cos'è il franchismo. Il franchismo è il fascismo spagnolo, no? Assolutamente, che è durato fino al 74, l'ultima, non vorrei sbagliare, dittatura europea, perlomeno fascista di sicuro. E che è caduta, che non è caduta, si è disciolta, si è andati a elezioni. Cioè morto Franco, non c'è stata un adeguato ricambio, nel senso che le stesse persone che governavano con Franco ce le siamo ritrovate successivamente l'anno dopo nel governo democratico, sì, 2 o 3 anni dopo. E questo dice molto, secondo me, della Spagna, cioè un paese che non è mai uscito dalla questione franchista. Perché noi stiamo chiedendo questa cosa? Perché ci definiamo, autodefiniamo, oltre che indipendenti, diversi? Ci definiamo diversi perché abbiamo istituzioni che sono più antiche di quelle castigliane. Ci definiamo un popolo perché abbiamo una lingua, perché abbiamo degli usi e costumi, perché abbiamo una cultura. Adesso non starò qua a snocciolare ogni non lo so, ogni giorno speciale che abbiamo, ogni festa nazionale che abbiamo. Però siamo assolutamente... 11 settembre, tra l'altro, 11 no? settembre, ce ne sono diverse. Quello che... L'11 settembre cosa era successo da voi per sganciarsi dall'altro 11 settembre che tutti conosciamo? L'11 settembre, adesso farò una mezza figuraccia, adesso non ricordo benissimo, ma è stato quando, durante la guerra di secessione spagnola, Barcellona è caduta. Ah, Barcellona ha perso la propria autonomia. Comunque l'11 settembre più conosciuto in realtà in Sud America è quello in cui hanno stuprato Allende e Kissinger ha buttato giù, diciamo, Allende, che è una data particolare, assolutamente. E quello che chiediamo semplicemente è rispetto, chiediamo che questa serie di umiliazioni finisca. Perché parlo di serie di umiliazioni? Perché tutto questo deriva da un rifiuto che nessuno ha compreso tuttora, della Corte Costituzionale nel 2008, quando appunto la Corte Costituzionale ha bocciato uno statuto regolarmente votato dai catalani tramite referendum e dalle Cortes spagnole, dal Congresso de los Diputados spagnolo castigliano di Madrid. La Corte Costituzionale l'ha bocciato perché in uno degli articoli c'era scritto che eravamo una nazione. Adesso vi faccio un riassunto. C'erano le competenze dell'aeroporto del Prat, degli Ubregat, l'aeroporto di Barcellona. Internazionale. La gestione alla Generalità. C'erano 2 o 3 tasse in più che potevamo gestire da statuto. Insomma, c'erano delle piccolezze, delle cose, ci accontentavamo di poco, ecco. Questo statuto è stato molto bocciato. Meno dei baschi, molto, no, diciamo, molto meno che dei hanno baschi, una struttura, hanno molto autogoverno, non solo fiscale, ma anche legislativo su molti più ambiti di noi. La Corte Costituzionale appunto ha bocciato questo statuto, Corte Costituzionale che è praticamente nominata al 50% tra governo e Parlamento, indi per cui è una Corte Costituzionale palesemente politica, insomma una Corte Costituzionale palesemente popolare in questo caso, che sono appunto popolari, i post-franchisti di cui si parlava prima. Aspetta, per spiegare bene al pubblico, è come se alla fine della caduta di Mussolini tutto il cerchio magico di Mussolini dei fascisti si ricandidava l'anno dopo, sì, e noi ci trovavamo il governo con la Democrazia Cristiana. Assolutamente. Beh, assolutamente, che è più o meno quello che è successo. A grandi linee è quello che è successo con l'Alianza Popolare, che è stata la continuazione della Falange, che era il partito di Franco, che poi a sua volta si è trasformata nel Partito Popolare, che è il Partito Popolare attualmente. Per questo dicono che lui è come dire, la discendenza del franchismo. Sì, 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 alla lontana, ma diciamo che c'è un rapporto molto stretto. Ok, venendo
Allora, in maniera culturale il franchismo è ancora al governo, ma le forze dell'ordine, per esempio quelle spagnole, no? La Guardia Civil, che sono i militari, no? Come i carabinieri, no? Sono giusto? I nostri carabinieri, è un corpo militarmente organizzato. Più la Polizia Civile Spagnola. Più la Polizia Nazionale, che è come se fosse la nostra polizia. E poi abbiamo la Polizia Catalana, che sono invece, non hanno una tradizione franchista, no? Che non hanno assolutamente una tradizione franchista. Ecco, so che tu mi hai accennato poco fa che il modus operandi del poliziotto spagnolo che piglia ordini da Madrid non è tantissimo cambiato dalla polizia franchista? Almeno, se veniamo al dunque, il primo di ottobre. Partirei sì con un aneddoto. Io mi trovavo a Barcellona l'1 ottobre, Barcellona città, in particolare nel Barri da Gràcia, che è situato nel centro nord della città di Barcellona ed è in assoluto il quartiere più catalanista, il quartiere dove ci si aspettava una grande presenza di polizia. Così non è stato, se non per 3/4/5 elicotteri della Guardia Civile e della Polizia Nazionale che puntavano anche con dei fari e facevano foto. Insomma, c'erano solo questi elicotteri. Ma appunto l'episodio che vorrei spiegare è appunto questo ed è molto semplice. Io mi sono sentito insicuro vedendo appunto quella polizia, quel tipo di polizia. Barcellona quel giorno, ma non solo, tuttora, è in uno stato di occupazione. Ci sono anche gli accessi autostradali erano presidiatissimi. L'1 ottobre, quando si sono accorti che i Mossos non avrebbero fatto quello che si aspettavano, che è abbastanza. Ricordiamo la polizia catalana, sono sì, esatto, i Mossos, loro credevano e si aspettavano che i Mossos sarebbero andati a manganellare gente. Fratelli. Di casa, esatto, parenti, o il proprio padre, loro si aspettavano dal governo centrale che queste persone facessero quello che dicevano. Chiaramente i Mossos hanno detto è più pericoloso fare quello che ci chiedete rispetto a non fare niente e non sono intervenuti. Ma questi 15.000, 16.000, non lo sa nessuno, poliziotti, chiamiamoli spagnoli perché lo fanno loro, si trovano ancora nel porto di Barcellona. E dormono su queste navi italiane. Dormono, no? Tra l'altro, su navi italiane. Grandi navi veloci, male, sicuramente e Grimaldi, una, sì, e forse Grimaldi. E Grimaldi. Quindi è scandalo italiano anche, perché praticamente se noi andiamo a analizzare il diritto internazionale, nel momento in cui tu appoggi una repressione fascista, sei colluso. Diciamo una decisione discutibile come minimo, sì. Diciamo che da italiano non ne vado fiero, ecco. Diciamo di no. Dai, navi, ricordiamo che sei italo-catalano. Sì, no? sì, beh, certo, io. Navi private, però famose in Italia, no? Le grandi navi. Ecco, quello che sta succedendo in questo momento in Catalogna, come dicono anche i mezzi di informazione, è che si sta creando una frattura, è vero. Però non come viene venduta dai mezzi madrilegni, che alla fine sono quelli che comandano a livello informativo in quanto rappresentanti del potere costituito. E anche informatico per gli attacchi che avete avuto. Sì, siti, tra no? l'altro abbiamo ricevuto attacchi da un po' tutti in quei giorni. La situazione è che si sta creando una frattura, nel senso che si sta rispondendo a un problema politico dal punto di vista giudizialmente. Cioè, la gente, i catalani, non capiscono come il governo spagnolo può pensare di uscire da questa situazione. Vi faccio un esempio. Il 21 dicembre si tornerà a votare. Se rivinceranno gli indipendentisti, che è quello che credo, e che è quello che tutti più o meno credono, cosa succederà? Aumenteranno la percentuale, esatto, no? Cosa succederà? Cosa succederà? Se ne parlerà di nuovo o semplicemente li metteranno di nuovo in galera tutti quanti? Perché Non vedo una via d'uscita, la frattura la stanno creando loro, Puigdemont. Sembra una situazione un po' gandiana, no? Che li mettono, avremo un altro Puigdemont. È probabile. Anche lui subirà poi le conseguenze, no? Assolutamente sì, e si andrà avanti così all'infinito fino a quando non ci concederanno quello che vogliamo, cioè un referendum legale come hanno fatto in Canada o in Scozia.
In questo caso l'Unione Europea deve avere un ruolo più grande. Perché lo dico? Perché i catalani sono tra l'altro parecchio europeisti. Quello che non capiscono è la risposta che hanno ricevuto dall'UE. La risposta dell'UE è stata semplicemente la vostra costituzione. Questo è un problema che va risolto nel marco costituzionale spagnolo, che tradotto significa: non è colpa nostra se il vostro paese è meno democratico di Inghilterra e Canada. Questa è una risposta domanda che a noi catalani non può andare bene. Non garba. Ti volevo fare una domanda: vi sentite ancora tanto europeisti? Perché noi in Italia abbiamo dei dubbi sul sentirci europeisti, non ci sentiamo. Cioè l'Europa delle banche. L'Europa delle banche ha detto: siete fascisti, ma noi stiamo tanto bene con i fascisti. Esatto, esatto. Il messaggio che è passato è questo, ed è un messaggio. Cioè, siete spagnoli, intendendo. Sì, in catalani, sì. No, ovviamente. Esatto, e sì, devo dire che c'è molto smarrimento anche sotto questo punto di vista. E adesso siamo anche molto curiosi di vedere come si muoverà il governo del Belgio in merito ai problemi che avrà nei prossimi giorni Puigdemont. Nei prossimi giorni vedremo meglio come si evolve la situazione, nel senso che l'UE non può far finta di niente. Non penso che l'UE permetterà al Belgio di estradare in Spagna una persona che rischia 40 anni di carcere senza che fondamentalmente abbia fatto nulla di male verso noi. Io penso che il Belgio se ne fotta dell'Unione Europea, no? Il governo fiammingo penso se ne fotterà di qualsiasi cosa. Però il problema è che informandomi ho scoperto che l'estradizione dipende, la concessione dello status di rifugiato, dell'asilo, scusami, dipende da una commissione che è centrale, non dipende dal governo fiammingo, quindi siamo un po' in mano e voglio vedere i poliziotti franchisti che vanno. Se succedesse una cosa del genere, mi dispiacerebbe molto per lui, per questa persona a livello personale, ma praticamente penso ne farebbero un martire. Sarebbe il nuovo Luis Companys. In quel caso, che adesso diremo chi è. Non so se riuscirebbero poi veramente a trattenere delle reazioni più grandi, più forti. Sì, in effetti. Forse aspetta, sì. Sottolineiamo questo passaggio, perché probabilmente insieme all'Islanda questo è l'unico popolo al mondo che è riuscito a non alzare neanche un mignolo di violenza di fronte a una palese e accanita violenza fascista, franchista, che magari tu ci vuoi dire il primo di ottobre, il famoso giorno del voto, abbiamo visto i video, violenza su vecchiette, sangue su vecchietti, tu dici la tua esperienza diretta, tu hai fatto 6 ore al tuo seggio e poi hai girato con la macchina. Sì, ho girato con la macchina, tra l'altro ero anche con dei giornalisti italiani, in particolare una giornalista, adesso vabbè non voglio dire troppo perché sinceramente è un po' il dente avvelenato, nel senso che non ha pubblicato tutto ciò che poteva e dal mio punto di vista doveva pubblicare. Beh, almeno la testata, puoi dirla. È stata la testata. Era della Rai. Probabilmente diciamo che gli hanno detto che non si doveva fare, ecco. Adesso vabbè, solito scandalo. Anche il nostro controllo dell'informazione è in mano. Siamo saliti al 55esimo posto, eh? Siamo migliorati di un pochettino, chissà cosa hanno detto. Quindi io adesso non conosco la giornalista e magari lei l'ha proposto anche alla redazione, ma le decisioni redazionali vengono prese poi dalle varie direzioni, quindi magari lei aveva anche il desiderio di farlo e non ha potuto mandare in onda tutto quello che era il suo materiale, però noi sappiamo che questo materiale c'è. E questo anche importante. Vabbè, però comunque è meglio sempre fare materiale con i blogger, con gli youtuber come noi, che va in diretta senza censura. Esatto. Quello che ti posso dire dell'1 ottobre è che fondamentalmente è stata una giornata molto caotica per entrambi i lati, sia per il lato catalano che per il lato spagnolo. Per capire bene che cosa è successo bisogna dire quello che è successo nelle prime ore di quella mattina. Nelle prime ore di quella mattina i Mossos e Squadra hanno chiaramente detto con una circolare, e l'ha fatto Trapero, l'ex maggiore, verso il governo centrale, che loro non sarebbero idolo intervenuti. Idolo di molti italiani anche Trapero. Esatto, perché c'è un motivo, secondo me è stato molto coraggioso e razionale, nel senso che cosa potevano fare i Mossos? Come dicevamo prima, i Mossos
cosa avrebbero dovuto fare? Entrare lì dentro e manganellare la gente, magari il proprio fratello, il proprio padre, per tirare via, per rubare tra l'altro un'urna. Rubare un'urna? Un'urna. Questo era l'obiettivo di Madrid, rubare le urne. Assolutamente, assolutamente. La circolare di Los Lobos, che era... è il capo, il comandante in capo di tutte le forze di polizia attualmente operanti in Catalogna, che si è candidato nel 78 nelle liste di Forza Nuova. La Forza Nuova spagnola. Forza Nuova. E ricordiamo, famoso nei Paesi Baschi per essere un torturatore di baschi. Sì, diciamo che non ha una buona nomea, ecco. Tra l'altro poi diciamo anche di baschi che tu hai incontrato. Sì, ecco. Prima finisco qua. Esatto. Cosa stavo dicendo? Ecco, la violenza fondamentalmente è scaturita dal fatto che i Mossos non sono intervenuti. Anche se, e parlo come membro, da membro della NSE, l'associazione indipendentista di cui ho detto all'inizio, che noi sapevamo già che avrebbero reagito in questo modo. Cioè, in Catalogna la Guardia Civile e la Polizia Nazionale, ma in particolare la Guardia Civile, ha sempre fatto una cosa sola e basta: manganellare a destra e manca. Lo facevano durante la dittatura, lo facevano durante la transizione democratica, quando c'era Suarez, che era pure un democratico, lo fanno anche adesso. Noi come ANSE sapevamo benissimo che avrebbero usato la violenza, perché in Spagna la polizia, quella militare, ragiona in questo modo. Ragiona nella vecchia maniera? Ragiona nell'unica maniera che conoscono. Cioè quella che hanno imparato sotto Franco. Esatto, esatto. Non troverai un catalano nella Guardia Civile, cioè potete andare a spulciare ogni lista che potete trovare, non troverete un catalano nella Guardia Civile. Per chiudere il discorso Guardia Civile, mio zio è stato in carcere un paio di volte per aver parlato in catalano e non l'hanno arrestato i Mossos e squadra, bensì appunto la Guardia Civile. Detto questo, in che anno questo? Durante la transizione, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma sarà stato il 76 o il 76. Ma in un evento pubblico? In un evento in università, pubblico. sì. Ah, era insegnante o docente? No, all'epoca era studente. All'epoca era studente. Hanno arrestato uno studente per aver parlato nella sua lingua di origine. Perché non si poteva, in Catalogna sotto il franchismo, come anche nel País Basco, non si poteva parlare basco o catalano e non si potevano dare nomi baschi o catalani. Non a caso mio nonno si chiama Francisco e mio zio si chiama Francesco, perché mio zio se l'è fatto cambiare dopo. Comunque, per concludere riguardo all'uno, io ho visto delle cose che non mi sarei mai aspettato di vedere. Io ho visto manganellate in faccia. Al tuo seggio proprio? Al mio seggio no, perché come hai detto te prima, come mi hai ricordato te prima, eravamo in mille a formare un cordone di protezione. Quanti baschi? I baschi erano poco più di 200. Si sono fatti 300 chilometri. C'erano molti baschi, per quello all'inizio ti dicevo che questo è un problema che non è esclusivamente catalano. I media di Madrid lo dipingono come un problema catalano, ma in Catalogna si parla di problema Spagna. Ci si sta chiedendo finalmente esattamente che cosa sia la Spagna, che cosa significhi essere spagnolo. Nessuno in Spagna sa che cosa significa essere spagnolo. Un catalano è un catalano, un basco è un basco, un galiziano è un galiziano, un extremaduregno è un extremaduregno. Nessuno ti dirà mai che è spagnolo. C'è un problema di fondo. Un problema di fondo che l'1 ottobre si è visto, un problema democratico. Io ho visto gente prendere pugni in pancia. Ad altri seggi, hai fatto il giro con ad altri seggi? Sì, in particolare nella scuola Lull, che è nella parte, adesso non vorrei dirvi gente una castroneria, ma nella parte inerme, est, no? Inerme. Totalmente inerme e soprattutto anche gente di più di 70 anni. Io ho visto, raccontaci le scene proprio. Io ho visto prendere pugni in pancia gente di più di 70 anni, da poliziotti in tenuta antisommossa, che potevano tranquillamente spostarli, sempre con la forza, ma spostarli, insomma, non c'era bisogno di fare quello che hanno fatto, però l'hanno fatto e c'è un motivo, c'è un punitivo, motivo era punitivo. Che era punitivo assolutamente, perché loro avevano 20.000 poliziotti e tra poliziotti e agenti dei servizi segreti che lavoravano da 6 mesi affinché questo referendum
non si potesse fare. E gliel'avete messa nel culo però, no? E gliel'abbiamo messa lì, sì, e tra l'altro in una maniera molto semplice, nel senso che loro cercavano le urne, mentre le urne le avevamo da un anno. Cercavano... Dove le avevate nascoste? Ma erano in casa di gente, della NSA. Cioè, comunque possiamo dire che Puigdemont, se non c'erano le due grosse associazioni che hanno dato una mano indipendentiste, avrebbe fatto molta più fatica. Avrebbe fatto molta più fatica, però... il fatto è che questo è un processo nuovo, nel senso che qua in Italia, ecco, questa è una cosa secondo me importante, si parla di populismo riferendoci a Puigdemont o ad altri leader catalani. Il populismo è quando un leader sfrutta una paura o anche delle correnti sociali, delle correnti civili per ottenere un qualcosa. Tipo i leghisti, no? Tipo i leghisti. Quando si ragiona in ottica di partito politico, si ragiona in questo modo. Quando si ragiona in ottica di popolo, e questo è il caso catalano, sono state le due associazioni indipendentiste a diventare talmente grandi dalla base a portare i movimenti indipendentisti ad ascoltarle, perché la NSA è arrivata ad avere centinaia di migliaia di iscritti in un paese, la Catalogna, che ha 5 milioni e mezzo di abitanti. Quindi perché non siamo leghisti, appunto? Perché fondamentalmente non siamo un partito politico, siamo un popolo. Noi non abbiamo rivendicazioni politiche. È chiaro che è un problema politico, però non abbiamo rivendicazioni politiche. Cerchiamo e vogliamo semplicemente essere rispettati in quanto catalani. Siete trasversali rispetto ai politici, cioè potenzialmente in un futuro di una Catalogna indipendente ci sarebbero poi magari varie parti politiche con più o meno sfumature, ma sì, tutte per l'indipendenza, la democrazia, assolutamente, diffusa nella popolazione. Poi ognuno ha magari degli approcci differenti a come va gestita la società, però il problema è con la Spagna vista come quasi un dominatore esterno. Se noi prima ci sentivamo una colonia, adesso ci sentiamo direttamente sotto occupazione. Adesso ci sentiamo proprio occupati, cioè tu trovi posti di blocco alla Stato del Colon, la Stato di Colombo, a Barcellona, per chi la conosce, è alla fine delle Rambla, davanti al porto, e te ti trovi posti di blocco con gente col passamontagna, il mitra, le fiammelline per terra, i chiodi bucaruote di lato nel caso servissero, insomma... Siamo in una situazione, secondo me, estremamente, estremamente tesa. Vi sentite minacciati? Ci sentiamo molto minacciati. Io personalmente a Barcellona, da iscritto a NSE, spesso e volentieri quando vengo firmato, perché mi è capitato, mi sento minacciato. C'è una caccia alle streghe, non è ancora caccia all'uomo, ma è un po' una caccia alle streghe. E temi che ci potrebbero essere conseguenze anche tipo in una... Rilasciare un'intervista come questa potrebbe avere delle conseguenze. Adesso mi inizio a sentire un po' in colpa. Diciamo che sì, quando vi ho detto di omettere il cognome, così anche loro lo sanno. Va bene. L'ho fatto non a caso. Allora, amici, teniamolo d'occhio questo ragazzo, facciamogli da... Fatti un fake su Facebook appoggio. Con cui puoi propagandare. No, a proposito di questa delle due grandi associazioni indipendentiste, vogliamo spezzare una lancia a favore dei due Jordi che tu mi hai detto ieri sapevano a cosa andavano incontro, sapevano, tant'è vero che uno di due o tutti e due hanno fatto un video nel quale dicevano: se vedete sto video vuol dire che i franchisti mi hanno incarcerato. Entrambi i Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, rispettivamente presidenti di ANSE, Assemblea Nazionale Catalana, e Òmnium Cultural, avevano fatto dei video prima di finire in carcere, perché appunto, come dicevi tu, sapevano che ci sarebbero finiti. Questo perché? Per lo stesso motivo per cui sapevamo in anticipo che la Guardia Civile avrebbe usato la violenza l'1 ottobre, perché lo Stato spagnolo gestisce la cosa esclusivamente per via giudiziale. Per loro è un problema che non esiste. Come dicevo prima, vedremo ancora come ragionano, secondo me, il 21 dicembre. Il 21 dicembre ci saranno nuove elezioni, se usciranno fuori di nuovo degli indipendentisti vedremo come reagiranno. Se reagiranno allo stesso modo, insomma, penso che il mondo capirà che c'è un problema enorme di democrazia nella Spagna.
Senti, ma c'è possibilità di vederli fuori a breve o no? Secondo me no, penso che si faranno almeno 4 o 5 anni di carcere, penso. I loro avvocati dicono addirittura 6. Tra l'altro per delle accuse che non hanno senso in quanto non ci sono prove. Loro sono accusati di sedizione, che è tra l'altro un reato tutto ispanico, per così dire, che prevede che qualcuno fomenti la violenza. Uno nell'assedio, come lo chiamano loro, alla Conselleria d'Economia, cioè al Ministero dell'Economia catalano, non c'è stata violenza, e due, non ci sono tracce di eventuali ordini. Quindi, ci sono dei video che fanno vedere uno dei due Jordi che dice spostatevi che i Mossos adesso faranno uscire gli sbirri catalani. Sì, sì, tra l'altro ci sono prove che li scagionerebbero, ma che non vengono raccolte, quando si sa che nel processo penale bisogna raccogliere sia le prove che incolpano come anche quelle che discolpano l'accusato. La cosa che ci permette di chiamarli prigionieri politici è che si trovano in carcere a Madrid, e voi l'italiano dirà: ah, ma come a Madrid, cosa cambia? No, perché questa gente ci parla del rispetto della legge quando loro, essendo residenti a Barcellona, sarebbero dovuti finire nel carcere della Model di Barcellona con un giudice, di là, esatto. Invece si trovano incarcerati a Madrid e fondamentalmente non ci hanno ancora dato una risposta in come merito. Se fossero stati estradati quasi, sì. diciamo che forma li tengono lì propria, e probabilmente per evitare che abbiano più facilitazioni, più agganci. Sì, può darsi. E, non so, volevo andare verso chiusura di questo incontro e magari ci rivediamo dopo che ci sono dopo la data del 21. No, magari anche 21. Prima, o dopo i primi arresti, visto che a quanto pare ci vogliono mettere tutti in carcere. Adesso parlo i ministri che non sono in Belgio andavano quando a testimoniare? Tra oggi e domani. Oggi mi sa sono i consiglieri. E non sappiamo se poi li tratterranno. Secondo me li metteranno in carcere. Direttamente? Secondo me sì, perché ripeto, quello è il modus operandi. E due, questo è quello che vogliono, perché loro vogliono paura, signori. L'1 ottobre, io ho sentito dire a gente qua in Italia che è andata a votare, sono andate a votare poche persone. Ecco, specifica questo passaggio, perché innanzitutto hanno votato 2 milioni e passa sì, adesso non di ricordo. Votanti. Più di 2 e mezzo. Sì, sì, compreso il voto. Quindi già siamo quasi alla metà degli abitanti di Barcellona. Tra l'altro, sì, però, siamo già. Raccontaci di come tu conosci gente che ha avuto paura sì, di andare a votare. Assolutamente, come potete immaginare, se dalle 9:30 di mattina vedi su tutti i canali principali All News polizia spagnola che manganella gente inerme, chiaramente esclude automaticamente dal voto tutta una serie di categorie, centinaia di migliaia di persone anziane, di donne, anche ragazzi. Insomma, quello che è successo l'1 ottobre è molto complesso, è estremamente complesso, ma l'unica cosa che ha capito tutto il mondo è che le persone con le pistole erano solo da un lato. Senti, quindi quando adesso tornerai in Catalogna? Io tornerò, spero, entro 2 settimane, credo. Ok, eventualmente magari potresti fare delle dirette col tuo cellulare direttamente su questa pagina? Volentieri. Per se c'è qualche manifestazione importante. Degno di nota, perché no? Ci aggiorni. E in questo caso non verrà tutto mandato in onda, non ci sono tagli. Per quanto non siamo della RAI, però vedrai che questi video circoleranno. No, anche perché ogni volta che le due associazioni indipendentiste chiamano la gente in piazza, non è come in Italia che si possono muovere 1000, 2000, 10.000 persone. No. Lì partiamo dai 100.000 in su, no? Lì partiamo dai... Facilmente al milione si arriva, no? Lì partiamo dai 600.000 in su. Ah, tra l'altro vuoi ricordare che mi hai fatto vedere un'immagine di Barcellona, sì. Il paragone grafico fra le manifestazioni indipendentiste e unioniste, quelle unioniste, come, no? Come le chiamano. Praticamente loro stavamo nell'ordine di 1 a 10. Sì, nel senso che loro hanno detto che alla manifestazione unionista hanno partecipato 950.000 persone, quando graficamente a occhio si vede che non è possibile, mentre in quella indipendentista, che ha occupato due delle più lunghe e grandi strade, Avenidas di Barcellona, Barcellona ha delle vie
parecchio grandi, in Italia lunghe e larghe, non abbiamo, cioè, a sensi unici, come la Diagonal o la Meridiana, la Venguda Meridiana, completamente piene. Il governo aveva detto in questo caso che c'erano 350.000 persone. Poi, se posso permettermi di dire l'ultima cosa, vai. Alla manifestazione unionista l'unico che ha parlato è stato un peruviano. Che quindi non è molto rappresentativo del popolo, cioè, catalano. Talmente non hanno rappresentatività che devono andare a... L'ho detto per via di quello che vi dicevo, cioè di cosa si parla quando si parla di spagnolo. Cioè gli spagnoli stessi si vergognano a parlare. Gli unionisti non avevano nulla da dire evidentemente in piazza Barcellona, hanno fatto parlare uno scrittore peruviano. Gli unionisti avrebbero dovuto essere un catalano che si sentiva un unionista che si sentiva spagnolo. Non ne hanno quindi trovato non nemmeno hanno trovato uno. Neanche un catalano che voglia positivamente, attivamente essere... spagnolo. Esatto, comunque, di definirsi tale. Ma hai dato un assist per ricordare, dato che partiamo dall'11 settembre, che uno dei più grandi scrittori al mondo, Luis Sepulveda, scrittore cileno ma uomo di mondo, tra l'altro guardia del corpo di Salvador Allende, che quel giorno fortuna per lui non era al fianco di Allende, perché ovviamente facevano i turni, e vive in Spagna da tanti anni, tanto mi pare che non viva neanche in Catalogna, ma lui ha detto, ha marcatamente detto che questa repressione franchista è fuori dall'epoca e dice che dovrebbe minimo diventare una federazione svizzera la Spagna, come minimo. Non credo basterà, ma sarebbe un passo in avanti. Io credo che si andrà verso stati nazionali. Stati come la Spagna, con la globalizzazione, secondo me sono destinati a frantumarsi, perché la gente con la globalizzazione ha bisogno di sicurezze, esatto. Ha bisogno di fiducia nelle proprie istituzioni. E nel caso catalano la gente è stanca di corruzione, è stanca di non essere rappresentata, è stanca, per fare un esempio stupidissimo, di essere boicottata a livello economico. Un esempio stupidissimo potrebbe essere quello che Iberia, nonostante ci siano 350.000 sudamericani regolarmente residenti a Barcellona, non abbia voli diretti per il Sud America. Questo può far sorridere, può sembrare una stupidata, però se un volo nella capitale economica del paese ti costa 300 euro in più perché devi passare da Madrid, già. Un problema economico e politico. Tra l'altro c'è. Ricordiamo... Cioè, avevamo una situazione dei voli Milano-Roma per via dell'aeroporto. Sì, però Milano... Un po' più morbida, diciamo, sì. Però ci è sempre ha causato delle problematiche, sì, economiche. Questo era un esempio stupido a cui, localizzazione. Su cui ragionavo tornando in aereo da Barcellona. Mm-hmm. Parlando con un altro catalano che c'era in aereo, ma le problematiche sono tantissime. Tra l'altro ricordiamo, parli del Sud America, che pochi sanno che non c'è solo la Svizzera, essere una confederazione di stati, ma tutti gli stati sudamericani sono confederazioni di stati, dicevi col caso specifico della Bolivia, che è stato plurinazionale per costituzione. La stessa Germania, no, che molti qua prendono esempio, è una federazione di stati, ma la Russia è una federazione di stati, ce ne sono a bizzeffe. Io chiuderei sul fatto che tu dici l'Unione Europea non vi appoggia, dato Tajani, no, uomo di Silvio, sì, di Forza Italia, pro franchista, rappresenta l'Europa dei banchieri, che si vendeva una volta questa Europa dei banchieri come l'Europa delle regioni, ma non mi sembra tanto coerente. Assolutamente no, assolutamente no. Come Generalitat, cioè come governo catalano, ormai parecchi anni fa avevamo proposto una riforma federale dell'Unione Europea che non è stata nemmeno vagliata. Non solo messa ai voti, ma nemmeno discussa. È un progetto che fondamentalmente rimarrà dov'è, cioè in un binario morto. Un po' come le leggi popolari italiane che giacciono nei cassetti giacciono di Pazzarella, anni. Come si chiama? Mattarella. Giacciono anni e anni e anni e poi riescono a far passare solo quelle, tipo il nostro Rosatellum bis. Però questo è un altro film, è un'altra puntata. Chiudiamo, ringraziamo Alessandro Gianotti, portavoce M5S della zona 9, municipio 9 di Milano. Ringraziamo Andreu. Grazie a voi per l'attenzione. E ci rivediamo in diretta, magari, o in diretta qua al Parco Marinaio, un altro parco di Milano, magari vicino casa Gianotta. Da noi ci sono pochi parchi, già lo dico. O direttamente in diretta da Barcellona, se... è il caso. Se ce ne sarà bisogno. Grazie Andreu. Grazie. Grazie, ciao.